Un saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie Ritorno alle origini parte seconda. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link, oltre naturalmente a trovare il link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70%, e naturalmente trovate anche il link per acquistare il vero cibo biologico italiano di I Piani Bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it ed acquistate. Ma come nostra abitudine lanciamo il nostro spot pubblicitario. Vai, regia! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esatto, quindi mi raccomando, visitate il sito internet www.ipianibio.it, acquistate con fiducia i prodotti. Vi ricordo che sono prodotti 100% biologici e 100% italiani. Naturalmente facciamo un bel applauso, naturalmente, e poi vi facciamo la presentazione in lingua inglese e poi andiamo avanti con il lavoro e con la diretta. Hi everyone, welcome to this video. As I say every time, first of all I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters and the people that are following my social media channels. And if you are not one, you will find in the video description a few links. The links, and you will find another link that allows you to visit the ipianibio.it, where you can find the genuine biological food 100%, and you can buy with confidence. And now let's go on. Allora, vediamo un attimino. Saluto naturalmente tutti voi che state facendo crescere i miei canali social, e come sempre faccio saluto anche l'amico Moreno, nonché l'amico Aleasso, Oleari Enrico, il nostro Ludovico Sardegna, il nostro Gaspari e naturalmente tutti quanti voi che seguite, venite a fare compagnia. Allora ragazzi, oggi naturalmente ci portiamo avanti un po' dei lavori. Allora, off camera ovviamente mi sono sistemato un pochettino la parte di un campo che precedentemente c'era la coltura in ad erba. Questa volta l'abbiamo praticamente fatto, sì, ho seminato altra roba, quindi diciamo che abbiamo un attimino cercato di andare a modificare un pochettino l'assetto delle lavorazioni. Vabbè, allora detto questo, iniziamo anche il lavoro sul campo qui. Naturalmente ringrazio tutti quanti voi che state facendo sì che
i miei video su YouTube, insomma, stanno migliorando. Naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che è totalmente gratuito per voi, a voi non costa nulla. Naturalmente a me invece in qualche modo mi permetterete di migliorare un attimino, e soprattutto permetterete a questo canale di avere anche una leggera visibilità in più. Ovviamente vi auguro un buon inizio di settimana, ma visto che oggi che sono in live è lunedì 13 febbraio 2023, e lo so che molti di voi si saranno meravigliati perché, come ben sapete, la mia programmazione non prevede le live di lunedì, ma in via del tutto eccezionale oggi ho deciso di portarmi avanti un po' di lavoretti sul campo, e quindi ovviamente condividerò con voi alcuni piccoli progetti e alcune piccole modifiche che oggi andremo ad apportare al campo base, che sarebbe questo qua. E quindi oggi andremo a provare la mod, quella che praticamente ci metterà a posto, o meglio, quello che ci permetterà di tenere le lame della trebbia tutte belle sistemate, tutte belle in ordine. Ecco, quindi andremo a provare questa mod, che vi ricordo che la trovate nel mod hub ufficiale, ma se siete interessati anche a voler provare alcune delle mod che sto utilizzando in questa serie, che non trovate nel mod hub ufficiale, vi ricordo che nella descrizione del video, per voi amici di YouTube, trovate un file compresso dove ci sono le mod che sto utilizzando in questa serie, per chi ovviamente si fosse perso l'episodio precedente. Troverete al termine di questo video, troverete nella parte alta a sinistra, troverete il video. Naturalmente, se non siete ancora iscritti, fatelo, perché naturalmente, come ho detto prima, è a gratis, così non vi perderete i contenuti. E vi ricordo di attivare le notifiche se non l'avete ancora fatto, perché non sempre vi arrivano le notifiche. Ok, detto questo, andiamo avanti con i lavori. Approfitto anche l'occasione per salutare l'amico La Zappa Storta, Cayman Lore, Fernbus, anzi Neo Fernbus, che ultimamente è l'amico Fernbus o Fernbus, che ha aperto un nuovo canale, che naturalmente e naturalmente passate subito 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 nel canale della nostra guerriera underscore Gigi Wagyu, perché lei è una campionessa in com'è che si chiama il gioco di... comunque Wagyu, iscrivetevi al canale Ozzolo, le facciamo un bel applauso. E diamo il benvenuto alla nostra guerriera Gigi. Vai, e mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto. Buon pomeriggio a te e buon inizio della settimana, carissima.
E voilà, si ricorda il nostro bot che va bene, bot, tu comandi, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. A proposito di amici sardi, vi invito a passare anche nel canale della nostra Manuela del Drago e Tuz, come dice la nostra guerriera. E naturalmente saluto la mitica Jenny, un'altra carissima amica moderatrice del canale della nostra guerriera. E come sempre vi invito anche a passare nel canale della nostra Chiara Error 404, un'altra amica streamer molto brava, che vi consiglio naturalmente, così come ho fatto con il canale della nostra guerriera. Quindi proprio tu che dici, ma chi è questa guerriera? Vai anche su YouTube, digita guerriera underscore trattino basso gg, circala, insieme a Moreno 91 underscore underscore vr e Aleasso Alegraggia, mi raccomando, vai a seguire anche loro, mi raccomando, e attiva le notificazioni. E le cozze sono finite, si sono mangiato le cozze, non vedi chi c'è, è arrivata la guerriera, mo se famo due risate, la nostra guerriera guagliù è campionessa di Fortnite. Andatevene a vedere le sue battaglie, perché intanto è brava, è bravissima, e poi vi farà scompisciare dalla recession. Quindi mi raccomando, vai a seguire anche a guerriera, perché poi vi spio, mi metto in live e osservo. Oppolo, si vede che ho fatto una carica caffeina extra oggi, guagliuni. Sta un po' fiacco stamattina, c'è un po' di sonno, ho detto poi mi faccio due caffettini, poi ho preso il terzo e poi ovviamente il quarto prima di venire in live. Mamma mia, come sto. Ma dobbiamo vedere se stanotte riusciamo a dormire. Ma non vi preoccupate, c'è un metodo per riuscire a smaltire la caffeina. Fare 4-5 km di strada a piedi, così praticamente si smaltisce la caffettozina, la carica caffeina. Tutto bene, carissima guerriera Gigi, siamo Gigi. Stiamo molto Gigi oggi. In via del tutto eccezionale, oggi mi sto portando avanti un po' di parte che sono in live. Infatti, come l'ho accennato all'inizio della live, l'ho detto, anzi all'inizio di questo video, per chi naturalmente lo sta guardando in replica, ho anticipato che non è mia abitudine venire a in live il lunedì, però ho detto, visto che comunque devo prepararmi i cambozzi, ho detto quasi quasi mi faccio la live, così poi lascio anche il video per gli amici di YouTube. E infatti così ho fatto, ho trovato ovviamente un po' di difficoltà all'inizio per entrare in live, poi fortunatamente siamo riusciti a fare la nostra entrata qua. E quindi, cara guerriera, qua abbiamo anche il trattoriello che dice, guerriera, voglio che stai buona, facciamo una bella scuccatella di mani alla nostra guerriera. Ui, Gaia, guagliuni, è passata a trovare la nostra Gaia. Attenzione guagliuni, mi raccomando, attivate le notificazioni e andatela a seguire, e mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando. Buon inizio di settimana, carissima Gaia e tuz, come dice la nostra guerriera. Ui, e che se ne è fatto cucarella chiusa? Esattamente, fate i gentiluomini, mi raccomando, quando passate da guerriera,
quando passate dalla CAI, mi raccomando, perché se venga a sapere che avete fatto gli screanzati, poi zio Dabbo vi fa una tirata di orecchie. Fate i bravi, mi raccomando, altrimenti la nostra guerriera e la nostra Gaia poi vi fanno fare le figuracce in diretta e non mi sembra il caso, oltre a farle voi stessi che naturalmente siete un pochettino maleducati, quindi fate i bravi, mi raccomando, so che voi siete educatissimi. Iniziata con la sbrunza. Ai ai ai, ai ai ai, si vede che il prodotto era buono ma forse un pochettino troppo poco light, come dicono quelli che parlano proto bello. Quindi oggi per la nostra Gaia è giornata libera. Cosa c'era di buono? La sbirrozza oppure il succo d'uva qua, come lo chiamano su Farming. Ho visto anche un po' le cose che la nostra Gaia prepara delle cose saporite, così come la nostra guerriera. A proposito, ma cosa avete preparato o cosa preparerete stasera per cena, visto che la maggior parte di questi dei miei video vengono guardati più in serata? Cosa preparate di buono? Cosa avete preparato di buono? Dite. Dicete. Oppala. E se ne va il trattoriello, se ne va. Oh, sto trattore già c'ha 18 ore di lavoro, mamma mia. Beh, effettivamente questo è il trattore che ho utilizzato più di tutti, quindi ci sta che l'ho messo sotto torchio. Oppala. Allora, andiamo avanti. Dunque, qua ci abbiamo i bag, questi poi li dobbiamo raccogliere. Quindi, stasera... Ah, buono, arrosto con patate. Azzo, perché ovviamente la nostra Gaia ieri ha festeggiato il suo compleanno. E ovviamente non si dice l'età. Comunque, la nostra Gaia è maggiorenne, è diventata maggiorenne, no? Un po' più che maggiorenne. Qua noi siamo una community e stiamo piano piano stiamo diventando anche una, diciamo, un bel gruppo. Ci sono quelli che vanno e vengono, poi ci sono quelli che restano. Noi fortunatamente, insieme a tanti altri amici e altre amiche streamer, siamo i pochi ma buoni, e quindi al di là del ruolo dello streamer c'è anche una vera e propria stima, e dal punto di vista umano, quindi questa è una bella cosa. Quelle di Instagram, le frittelle, ah, infatti mi ha fatto venire l'acquolina in bocca, ha fatto ah, sembrava Homer Simpson quando vede la sbirrozza, la birra, no, ha fatto ah. Mamma mia, le frittelle, credevo fossero le chiacchiere dalle mie parti. Sì, a carnevale si fanno le chiacchiere, che sono dei dolcini tipici di carnevale. Da voi quale dolcino solitamente si usa fare nel periodo di carnival, se diciamo si festeggia dalle vostre parti? Pasta, le chiacchiere, ora non saprei dirvi, è una pasta frolla, diciamo così, che
che si mette lo zucchero sopra. Zucchero filaten. Chiacchiere e frittelle. Ah, bravo, bravo, guerriera. Guerriera. Guerriera mi sta facendo aprire la voragine nello stomaco qua. Questa guerriera ci fa venire l'appetito senza nemmeno mangiare. Che si dice che l'appetito viene mangiando, ma qua l'appetito la nostra guerriera ce lo fa venire soltanto leggendo le sue ricette. Che poi la nostra guerriera potrebbe anche fare una, come dire, un format di cucina anche registrato, magari anche tu vai, valutate questa cosa, perché potrebbe essere interessante, magari just chatting, preparando qualcosina di particolare. Ovviamente se non vi va di uscire in video, potete sempre inquadrare, diciamo così, il posto dove voi state lavorando la materias primeras. Giusto, perché ho visto anche un video dove mostravi anche la colazione tipica. Voglio tutti in piedi, arriva Elisa. Voglio. Buon pomeriggio, benissimo e buon inizio della settimana. Giusto il tempo di fare una bella sbattutella di mani. Vai, vai, vai. Sulle mani per la nostra Elisa. A super classifica show c'è Elisa. Oh yes, oh yes. Carissima, buon inizio della settimana e bentornata nel canalozz e tuts e tuts. Qua noi parlavamo di cucina prima, di cose croccanti e sostanziose. E mi avevano fatto venire un po' di appetito qua. E dimmi una cosa, ma tu cosa prepari nel periodo di carnevale? Avete gli struffoli anche a carnevale. Ah, quindi vedo che questo dolce tipico greco, fra le altre cose, quindi non è solo, diciamo così, un dolce diciamo tradizionale campano. Azzù. Molto molto. Ero convinto che invece fosse un tipico dolce delle mie zone. Anche da me si fanno le chiacchiere. Da guerriera fanno qualcosa in più, ma fanno anche le frittelle. Le chiacchiere, ma a proposito, le chiacchiere, che tipo di pasta è? Pasta frolla? Speriamo di non dire un'eresiata. Vediamo un po'. Pasta frolla o pasta riccia? Frolla? Le chiacchiere. La pastiera dov'è? E la pastiera. Ottimo, io se dovete fare qualche esperimento non createvi problemi, mi offro io come assaggiatore / cavia.
Non penso sia pasta frolla, però. Sì, ma anche qua è quella più o meno la ricetta. Dovrebbe essere fritta per tutti quanti. Poi ovviamente ci sono quelli che magari, diciamo così, non la preferiscono fritta, quindi la fanno un po' più light e la fanno o nel forno normale oppure nel cosiddetto forno ad aria, la friggitrice ad aria. Ce ne sono due tipi, quelle più sottili sono fritte e quelle più spesse a forno. Ah, ok, infatti io quelle che ho sempre assaggiato sono sempre quelle lì sottili. Quindi quelle sottili sono fritte, ok. Quelle più spesse non le ho mai assaggiate, ma mi piacerebbe assaggiarla. Sicuramente la consistenza è un po' più croccante, più croccantoso, come dicono quelli che parlano proprio bello. Quindi a carnevale facciamo tutti chiacchiere. A carnevale facciamo pochi fatti, facciamo un po' più di chiacchiere, così ce le mangiamo pure. Ce le mangiamo alla salute di quelli che dicono non mi piacciono le chiacchiere. Non vedi chi c'è? È tornata la nostra Eliza nel canale. Mo so dolori di panza, oh. Ma sì. Con Eliza e con Guerriera si va a cena tutta sera e se viene pure la Gaia. Super Gaspari, buon pomeriggio a te, anzi buonasera e buon inizio settimana, e soprattutto grazie di essere tornato nel canale e grazie naturalmente per la compagnia. Fate i bravi ragazzi, perché c'è Eliza. Io ho visto già che ha preso il taccuino in mano, ha preso la penna rossa e già sta segnando il nome dei cattivi. Fate attenzione qua giù, perché queste ci vanno a me, a te e tutti quanti messi insieme. Quindi fate bravi, mi raccomando, caro Gaspari. Ancora buon inizio di settimana e bentornato. Allora, dove ci siamo? Ecco qua. Andiamo avanti, si dovrebbe sentire la voce un pochettino meglio. Ecco qua, va bene così. Oh, caro Gaspari, con noi in questo momento c'è la nostra guerriera underscore Gigi. C'è la nostra mitica Gaia Case Ale. E non per ultimo posto c'è, ovviamente, c'è la nostra super spadaccina, che già iniziate a prendere nota dei nostri nomi, quindi mi raccomando, fai bravo pure tu. È tornata la nostra moderatrice, con la nostra super moderatrice. Ti ha salutato allora, forse. Oh, quello è il Gingerozzo là, saluta tutti quanti. Quello è un Gingerozzo educato. Pensa che saluta anche i bot, questi qui che mi danno una mano a fare la moderazione. Infatti Stream Elements gli dà il benvenuto, però è molto educato sotto questo, da questo punto di vista. Devo essere sincero, Gingerozzo è in gamba. Caro Gaspari,
È un po' di tempo che non ti ho visto. Sono, penso, un paio di settimane, forse barra. Sì, 2 settimane, sì, che mi sono fermato una settimana e quindi non ti ho visto. Comunque, beh, spero tutto a posto. Insomma, quando si ritorna qua vuol dire che è tutto a posto. Sicuramente eri impegnato in altre attività, quindi ci sta. Come dico sempre, come dico a tutti quanti, prima la vita reale, mi raccomando, e poi dopo eventualmente le live. Sì, ti ho detto, una decina di giorni mi sono fermato in qualche fine gennaio, mi pare. E oggi ho detto, fammi vedere un pochettino qua la situazione. In realtà non sarei dovuto andare in live, però ho detto, mi devo portare avanti un po' di cose qua. Ho detto, ma quasi quasi lo faccio in live, perché off camera comunque mi sono portato avanti la serie, che poi diventa monotona se si fanno sempre le stesse cose. Quindi ho detto, cambiamo un po'. Infatti oggi faccio un po' di lavorazione, si chiama. Ieri mia sorella ha fatto la diretta da Sims. Ah, e non ci ho fatto caso. Vabbè, io solitamente la domenica è un po' raro che sto su Twitch. Infatti ieri ho fatto giusto giusto una capatina in mattinata da Fernbus, Neo Fernbus. Poi dopo stacco e se ne parla direttamente solitamente il martedì, quindi oh, trittopando. Molto comoda la mod che. Cavate, sta chiuso, non c'è miseria. Non lo so, devo controllare un pochettino, può darsi che qualcosa non vece. Però mi è arrivata la notifica in video. Devo rivedere un pochettino alcuni parametri, perché probabilmente qualcosa si è starato. Pandozzo, mangiato, bevuto, bravo Pandozzo, bravo. Oh, grazie Gasperi, grazie per essere passato. Poi non ti preoccuparti, quando vuoi passa. La prima cosa, vivi la vita reale, poi dopo vai su YouTube, vieni qua su Twitch, mi raccomando, che tu sei giovane e se non ti diverti adesso e non fai esperienza adesso, non le fai più. Quindi, come dico a tutti quanti, ovviamente anche agli amici e alle amiche, amicozzi un po' più giovicelli, ecco, divertitevi e vivete prima la vostra vita privata e poi dopo venite anche o state sui social. Parola di Zio Dabben, e Tuzen e Tuzen. Chiacchiere, ah, le chiacchiere fra le altre cose, ritornando alla cucina. E quindi, caro Gaspari, dalle tue parti il periodo di carnevale, c'è un dolce particolare che preparano? Per esempio, da me, da Gaia, da me, da Elisa e da Gaia, sì, no, da Guerriera, mi pare pure da Gaia. Comunque, dalle nostre parti si preparano le chiacchiere. E quindi cosa si prepara da te invece?
Antolik, buonasera e bentornato nel canalozzo. Bentornation. In real life sei sui campi? Spero che il clima, almeno da te, sia buono. C'è un bel applauso alla nostra Anatolik ZX, che ZX, fra le altre cose, era un Spectrum ZX, si chiamava un computer da gioco degli anni 80. Non so se quella ZX finale prende proprio lo spunto da questo videogame computer degli anni 80, fine degli anni 70, insomma 80. E qui si sta parlando fra una zappata e un'altra di dolci del Carnival. E abbiamo visto che da me, che è la provincia di Napoli, dalla nostra Barriera, dalla nostra Elisa e dalla nostra Gaia Gase si preparano le chiacchiere come dolcino tipico di quel periodo, fritte più sottili e a forno quelle là un po' più sostanziose. E dalle tue parti cosa sì, eventualmente si prepara di buono? Ui, Moreno carissimo, buon pomeriggio, anzi buonasera, guaglioni. Mi raccomando, andate nel canale di Moreno, iscrivetevi, attivate le notifiche e andate anche nel suo canale YouTube. Mi raccomando, thank you so much. Oh, meno male. Ciao ragazzi. Buonasera a voi ragazzi, mi raccomando, se ci avete Twitch o YouTube, iscrivetevi al mio canale, si chiama Dub Logistica. Trovate una fotografia con lo sfondo del Vesuvio. Grazie comunque ragazzi, mi raccomando, concentratevi. ZX Spectrum. Quindi diciamo che sei a cavallo fra la generazione della metà degli anni 70 e la metà degli anni 80. Quindi siamo più o meno coetanei a quanto pare. L'SOS. Moreno, dimmi una cosa, ma dalle tue parti il periodo di carnevale c'è un dolcino particolare che si prepara? Come ho già anticipato prima, da me, da Gaia, dalla nostra comandante Elisa, dalla nostra guerriera Gigi, si preparano le chiacchiere. Da Gaia mi pare, dalla nostra guerriera, anche le frittelle, se non ricordo male, scorrendo così memoricamente la chat. E dalle tu partos, cosos se prevaros de buenos, se zuppulelles, panzarotten, what se prevar, ah, frittelle, perché poi dovete sapere che le chiacchiere poi o si immergono nella cioccolata oppure nella marmellata, se non ricordo male. E quindi sono quelle cose che poi si inzuppano. Mi dissocio. Si inzuppano nel senso che si fa la zuppa. Non pensate a male, ma pensate a nacci. Voi subito pensate a male. Ma è tutta colpa di Moreno, cioè arriva lui e non si capisce più niente.
bastone è arrivato il Morenoschi. Sbuccia le patate, le cipolle e pure i carciofi. Vai, Moreno, sbuccia i carciofi. Sbucci, sbucci. Spicca e spanna. Spicca e spanna e spandi panna. Spicca e spuc, spande puc. Annaccio, quando arriva Moreno non si capisce più niente. Quindi hashtag Moreno dove sei? Oppela, vediamo se c'è ancora ZX Spect, ZX, mi ricordo solo Zulu X-Ray, comunque ancora bentornato nel canale. E quindi voglio, ho rivisto fra le altre cose un video su YouTube di un streamer che Content Creators, che aveva portato delle varie, che ripara le console dei giochi. A proposito di vintage, se siete appassionati dello stile dei giochi retro, vi invito a passare nel canale di Willis77, che ultimamente sta portando tutta una serie di giochini retro games fatti veramente bene. Oltre lui ad essere anche un bravissimo streamer e un ottimo intrattenitore, quindi andate a seguire anche il canale di Willis, mi raccomando. Oltre naturalmente a seguire il canale del nostro Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Thank you so much. Oh, DJ Sassi, salutalo da parte mia, digli che è sempre il benvenuto quando vuole passare anche da queste parti. Le porte sono sempre aperte per lui. Anche i portoni, vabbè. Vai, vai che ci completiamo. Ah, in giro. Ah, sta con i cacciottieri. Bravo Sassi, bravo DJ, bravo. A proposito di cacciottieri, io solitamente questa cosa la dico in estate, prima di andare in vacanza. Allora, se dovete prendere i cani, i gatti, quello che sia, cercate di non abbandonarli, perché chi abbandona gli animali pelosi è un vetendone, e la vacanza e durante le ferie gli deve piovere solo sulla sua testa. Poi ovviamente, se proprio dovete prendere un cane o un gatto, ci sono i canili, i gattili, e quindi passate per di là, perché ovviamente ci sono anche tanti cacciottielli e gattozzi che naturalmente vogliono essere adottati. Quindi ovviamente fate questo, e soprattutto fate attenzione a quando regalate i cuccioli a quelli un po' più piccoli. Sappiate che è un impegno per tutta la vita, quindi fate attenzione, mi raccomando. Ma detto questo, andiamo avanti. Allora, cosa ho scritto? Merenda con club e sandwich. Ah, azzo. Sandwich. Gaia, ma tu mi vuoi far fare proprio come Homer Simmons? Dio. Elementare, Woodson. Cioè, ragazzi, vedete, quelle Gaia che ci fa venire l'appetito. L'apostrofo appetito.
Salutiamo tutto quello che si chiamano appetito, appetita. Ok, Morino, vai tranquillo. A proposito, è uscito qualche altra cosa sul tuo canale YouTube? Perché mo, venendo qua in live non ho prestato molta attenzione. Mi pare che no, mi pare che non è uscito niente, giusto? Non è pubblicato null'altro, perché le notifiche qua a volte non sembra mi arrivano, quindi è un casotto. Poi me lo vado a rivedere un attimino. Il vado a visitare anche il canale di Morino. Comunque, Pawn Shop Simulator, la sai che poi off camera me lo sto portando avanti perché mi sa che forse sta iniziando a piacere un pochettino e sto anche cercando di capire la strategia giusta per poter sbloccare la difficoltà, quella successiva che ti permette di poter acquistare e ovviamente rivendere oggetti di maggior valore. Ho solo un problema che ho la tuta dell'Erasmus che ci sto 2 volte dentro e hanno sbagliato. vabbè. Capita. Erasmus. Ma Erasmus era, mi pare, il nome di una band? Roccheggiante. O è qualche altro nick? Mi pare che Erasmus, qualcuno che lo sa, amici di YouTube o amici di Twitch, fatemelo sapere. Amici di YouTube, naturalmente scrivetelo nei commenti, fatemi sapere se erano Erasmus o qualcosa del genere, un gruppo musicale. Ma se mi sbagliarono Erasmus o qualche altra cosa. Non sta sorgendo il dubbio. Andiamo, faccio una liscia Gargarozzo nel frattempo, perché a liscia Gargarozzo, per chi non conoscesse questo gergo, significa sorseggiare, idratarsi, hydration, come dicono quelli che studiano a Cambridge. Alla salute, un body acquisition. Facciamo anche un po' di ASMR nel frattempo. E tuzzo aiuto. Come dice lo zio Dab, chi non beve la quozza, la ruota poi non girozza. E vai i sassolini. Stiamo togliendo i sassolini dal cambozzo. Dovrebbero uscire il doppio. Mo qua, e qua viene bello, perché mo non so cosa ci devo seminare qua sopra. Perché c'è ancora un campo da raccogliere di là. C'ho questo qua, ma oggi non me lo raccolgo. Mi completi il lavoro su questo campo qua. Cambozzen, come dice Morenozzen, Timochinen e tuzzi e tuzzi. Ja, tuzen? Hai chiuso Cacalozzen non andava bene, nein. Dove? La nostra Elisa. Elisa, dove sei? Se nascosta Elisa, quindi Elisa sta in silenzio con you e malacqua. C'è bad water, bad water. Significa che ha iniziato a prendere nota sul taccuino e sta notando le varie ammonizioni che deve dare.
Ash, allora non diciamo niente. Annota, Eliza, annota. Annota, mi raccomando. Poi il più cattivo lo devi scrivere con la penna rossa e poi lo devi sottolineare 4-5 volte. E lo metti tra parentesi con la penna nera. Così siamo sicuri che io me lo svigno. A Radio Dab sono le ore tuzzi e tuzzi. L'ora esatta è stata offerta da Caffè Patacca, il caffè che spacca. Ci abbiamo un sponsor. I piani bio. A proposito, se volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it e visitatelo, ma soprattutto acquistate con fiducia, perché è il cibo biologico al 100% italiano. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esattamente, quindi visitate il sito www.ipianibio.it. Andate a seguire questa strepitosa azienda agricola biologica su Facebook ed Instagram. Oh, abbiamo fatto anche un po' di promozione al nostro mitico amico Giglio, che saluto naturalmente, che è uno dei tanti rappresentanti, diciamo così, di questa azienda, che naturalmente si trova in Umbria. Ma come sempre dico, ovviamente, se conoscete aziende agricole, andate a comprare direttamente da loro e naturalmente cerchiamo di sostenere la nostra filiera agroalimentare italiana. Quindi mi raccomando, www.ipianibio.it, vi consiglio, ma naturalmente accattata a roba direttamente da produttore a consumatore, così siamo sicuri che guadagnano il loro giusto, cioè che abbiano un margine di guadagno, diciamo, molto, ma molto più giusto rispetto a quello che, diciamo così, prendono quando stanno un pochettino, quando se ne approfittano quelli un po' più grossi, avete capito? Ma boh, comunque tutto a posto, va giù. Quindi stavamo parlando dei dolcini tipici del carnival. Cosa se preparo a tu paese quando c'è sta giù carnaval in Campania? A chi se prepara la chiacchiera al paese della nostra guerriera _ Gigi? Anche le frittelle, abbiamo scoperto che nel Veneto, nella regione del nostro Moreno, si preparano le frittelle. Insomma, facci sapere, mi raccomando, commenta, lascia un commento, iscriviti al canale se non ti sei iscritto. Ovviamente se questo genere di format ti è piaciuto, fammelo sapere, perché ovviamente cercheremo di essere, diciamo così, cercare di migliorare sempre un pochettino la qualità dei contenuti. Comunque, let me know if you are enjoying this way to release contents on the web. Leave a comment, like the video under, don't forget to do this. It's free. And please do it. Do it. Oh, no, we need them. Boom, boom, boom. Boom, she, boom, she, boom, boom, boom. Let's do it. Let's do it. Dun, 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 do it.
Ragnarok the night. Tenene tuce tuce Ragnarok night. Wow, wow, applausi. E tuce, yes, yes. Ogni tanto qua facciamo un po' di autocelebrazione. Ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli qua. Ma ce la registriamo pure, va? Oggi è così. Stiamo raccogliendo i sassolini. Ma naturalmente noi parliamo ancora una volta del dolce tipico carnevale delle vostre zone. Fateci sapere, mi raccomando, lasciate un bel commento qui sotto. Lasciate qualche pollicione in su. E se non siete iscritti al canale, fatelo, mi raccomando. E se vi iscrivete a uno dei canali che io vi ho consigliato, come sempre, lasciate i miei saluti, naturalmente, ovviamente. Controllate ed assicuratevi prima. La zappa storta sta sostenendo il canale, grazie di cuore, thanks for the sub. Oui. Buonasera, passo per un saluto al volo, presidentissimo. Oui, grazie presidentissimo, buonasera, buon inizio di settimana e grazie per il caffè tozzo del al canale Guaglioni. Mi raccomando, andate a seguire il canale del gran maestro La Zappa Storta, che naturalmente vi invito assolutamente ad andare a seguire. Mi raccomando, attivate le notificazioni. E abbiamo niente po' di meno che DJ Sassi alla console. C'è DJ Sassi alla console. C'è DJ Sassi. Quella carissimo, buonasera, buon pomeriggio e buon inizio della settima KK. Abbiamo fatto anche un po' di speaking direttamente dal canale 45 del CB. Grande DJ Sassi. Ragazzi, mi raccomando, andate a seguire anche DJ Sassi, perché se non seguite DJ Sassi, poi non fate la carica caffeina. Ovviamente qui con noi c'è la nostra super moderatrice Elisa, c'è anche ZX, aspetta, com'è che si chiamava il nome intero? Allora, saliamo un po', c'è stava Moreno, Anatolic ZX, un altro amico del canale che ci sta tenendo compagnia in questa folle serata mentre mi preparo i gambozzi qua. Zappa, ma tu hai visto le ultime bare a quattro ruote che ho acquistato qua su Farming? Dopo te le faccio vedere. E ho visto altre mod di altre macchine, automobili anche d'epoca, fatte veramente bene, che le porterò prossimamente. Ovviamente io non prendo i macchinoni super potenti, ma mi piace rimanere su macchine, automobiline, diciamo più familiari, meno costose. E infatti ne sto cercando ancora altre, sono spettacolari, di quelle degli anni 80, degli anni 90, ma forse qualcosina anche di un po' più datato la sto trovando. Non vi anticipo niente, perché altrimenti non c'è sfizio, però vi assicuro che me le sto selezionando per bene. Abbiamo anche acquistato la General Lee, che è la Dodge Charger, e fra le altre cose c'è anche la tromba bidonale. Ups, bidonale, che non è bitone ma è il sound tipico di quel film.
Me le sto cercando per bene tutte queste mod qua. Le macchine, delle automobiline non potentissime. Caro DJ Sassi, ma anche caro la zappa assorta, qual è il dolce tipico carnevalesco delle vostre parti? C'è qualche dolce in particolare? Per esempio, ho notato che da un bel po' di zone italiane, insomma, si preparano le chiacchiere, in alcune zone anche le frittelle. In alcune altre zone, come ci diceva mi pare Gaia, preparano anche gli struffoli, non solo a Natale ma anche a Carnevale, che fra le altre cose ho scoperto che gli struffoli non sono altro che un dolce greco, se non ricordo male, e quindi fra le altre cose ho scoperto anche che sto dolce, diciamo così, non è tipico proprio delle mie parti, però insomma è stato importato dalla Magna Grecia, dalla Grecia. Com'è che si dice ciao in greco? Ciao volus. Oppala, nacci. Se chiuso. Avash, ok, accendi. Ok, ma dovrebbe andare. Sì. Oh. Quindi qua, fra chiacchiere, struffoli, frittelle, effettivamente i frittelle sono buoni. Ah, ti ha salutato. Wisebot. Che ti ha scritto Wisebot? Ma fammi vedere, Wisebot, se. Wisebot, guarda che se tu non ti comporti bene con DJ Sassi, qua rimaniamo senza musica. Vediamo un po' che ci ha scritto sto Wisebot. Ah, ok, tutto a posto. Voglio, senza musica non si canta, quindi Wisebot fu bravo, che poi quando fai 18 anni chiamiamo a DJ Sassi e viene a suonare alla tua festa, gli facciamo trovare un bel palco con 700.000 watt un impianto di amplificazione PA, come dicono quelli che parlano bene, Papa Alfa, da 1.21 gigawatt di potenza. Che dici, bastano o sono troppo poche? Penso che si parte da un minimo di un gigawatt, no? Nella potenza dell'impianto. Poi ci devi dire se preferisci l'array oppure l'impianto classico. L'array ultimamente pare che va di moda, quelle che si appendono anche alle travi americane, pare che si chiama l'imbalcatura all'americana. Poi non ti preoccupare, se non porti l'SL 1210, non preoccuparti. The time is now 6 o'clock. Grazie, centrale ricevuto. Ma che faccio in vita? Scia miseria, che cammina e chi se non sa basso. Scia miseria. E visto, quando uno non vuole bene a DJ Sassi, non funziona manco il cosino qua. Nash. Questa è la conferma che dovete andare a seguire a DJ Sassi. A proposito, ma qua cosa sto raccogliendo? Queste sono le pietre, non sono i sassi, hai ragione. Alla console, c'è DJ Sassi. Alla console, c'è DJ Sassi. Sassi.
Ça si ou ça non? Oh là là, mais et monsieur le DJ ça si? Hop là, noi stiamo raccogliendo le pietruzzole. Salutiamo anche Petra, Petruzzen. E salutiamo tutti quelli che c'hanno anche il Petrov come pianoforte. Il Petrov. Akai, Delai, Yamaha. Oh yes. Ah, aspettate un momento, mi sono scordato di fare una cosa, di farvi ascoltare una cosa, no? Alza pasto, porta la zapasto, porta la zapasto. Maurizio, Max, Luice. Oh yes. E ovviamente salutiamo anche il mitico Maurizio, Max e Taz, che naturalmente è uno dei moderatori storici e che anche il babbo della nostra Eliza. E se noi non salutiamo neanche il babbo dell'Eliza, ovviamente che l'Eliza ci... Già stava mettendo la penna, stava già segnando il mio nome sul taccuino dei cattivi, pronta lì per bannarmi. E l'ho visto, ha sbarrato gli occhi, ha fatto: cosa? Non ha salutato? Io ti banno, io. Io la conosco, l'Eliza, è molto pericoloso, fate bravo, perché altrimenti lei ci banna tutti quanti, ban me, ban te, ban batti pan, batte pan. Ya ragazzuoli, siamo quasi, abbiamo finito, adesso vi faccio vedere le macchinine, la collezione di macchine che abbiamo preso nel frattempo, voilà. Svacandiamo il macchinoz. Giro di notte picchiando le vecchiotte. Era questa la canzone che volevi? È corretta la canzone, Sassi? Ragazzi, non so se l'ho indovinato. Se forse è questa, allora stai tutto a posto. Giro di notte picchiando le vecchiotte. Oh, dice i sassi. Io scarico i sassi e faccio i sassetti. Oh, si assetti pure sulla seggia, si assetti pure. E comunque ragazzuoli, poi ci pensiamo, prepariamo. Allora, vediamo un attimo la cosa. Allora, fammi vedere cosa ho seminato qua, che mi sono scordato. Allora, girasoli, qua potrei mettere... cacchio, questo si rovina la lama. Là potrei mettere il mais, già mais. Jamais. Io ti pensais. Vai, piega. 4 litri, vabbè. Quelli che facciamo scarication telefono. Next time. Allora, qua c'ho i macchinari già pronti. Quindi mo mi preparo anche la situazione, come dice Morinen e Tutsen, ci prepariamo il mais, già mais, is, lui, essa, lei. E salutiamo anche Vanessa, la sorella
della Vicenza. E salutiamo anche Orazio, il fratello del Carpazio. Ecco qua. Allora, però questo sta un pochettino acciaccato. Ok, quindi mettiamo il mais. Già mais, già mais. Vai maestro, attacca. Ecco qua, allora, cambia. Ah, qua si può mettere anche la soia. Ecco qua. Allora, andiamo a fare il pieno di tutto quello che ci sono. Ci sono, yeah. Ah, poi vi faccio vedere anche, anzi vi porto a fare un giro veloce nell'azienda agricola per Bacco, pardon, azienda vinicola, che abbiamo ultimamente abbiamo anche inaugurato qualche episodio fa, che naturalmente amici ed amiche di YouTube vi invito ad andare l'episodio, a guardare l'episodio precedente della serie Ritorno alle origini. Ok, abbiamo fatto anche un po' di promozione. Allora, mo io cambierei il verso. Allora, mo è cambiato, quindi noi ci mettiamo a bordo campo e ci allineiamo, fammi vedere, il lato lungo è questo, ok. Cambiamo l'orientamento di lavoro, yeah. Ok, questo così già sta. Oh, che fortuna, si è allineato, fatto allineamento e copertura. DJ Sassi più mi può capire quando si dice allineamento e copertura in gergo nulla di illegale, ovviamente. Ma allineamento e copertura, allineati e coperti, bisogna stare allineati e coperti alla console. C'è DJ Sassi. Oh, non è possibile. Vedi chi c'è. Vedi chi c'è. Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. Ovviamente ragazzi, naturalmente vi invito anche ad iscrivervi nel canale di Aleasso Allegragia, yeah yeah. E soprattutto attivate le notifiche, iscrivetevi e naturalmente se non vi siete ancora iscritti a questo canale vi invito a farlo, naturalmente mi farebbe enormemente piacere anche che mi lasciaste qualche commento, naturalmente per suggerirmi qualche nuova mod o magari per darmi qualche consiglio, o se volete vedere qualche mod in particolare, insomma fatemelo sapere, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate commenti, così come vi ricordo che nella descrizione del video trovate anche i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente, come dico sempre, ai link per andare a visitare ed acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, che naturalmente lo trovate da I Piani Bio. Visitate il sito www.ipianibio.it e naturalmente trovate il link nella descrizione, ma potete vedere anche il logo nella parte sinistra del vostro schermo.
Seguiteli anche su Facebook e su Instagram. Pum pum. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ecco qua, abbiamo fatto passare anche un'altra volta il nostro spot radiofonico fatto da moi fait maison, come dicono les amis français, come dice les amis français. Naturellement, je vous invite à vous inscrire au canal, à laisser un commentaire sur la vidéo. Naturellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à mes canaux social media. Vous allez trouver tous les liens dans la description de la vidéo, naturellement. Et qu'est-ce que c'est? No, è vero, a parte gli scherzi, se clicchi sul link, questa è un'azienda agricola che esiste veramente. Aspetta, questa la può far vedere, allora vai. Riammetti. Oh, vabbè, ciao Lotta. Dove sta? Nice. Devo andare nell'altro. Ah, perché... Ah, sì, il parametro, sì. Punto che... A stipoca trovo.it. Ah, mannaggia, va sto mubot che c'è te. Mubot che fa la bot. Vai, DJ Sassi, non fermarti. DJ, sei tu fantastico guerriero. Come fai lo scratch sul CD? Nash, sei chiuso un'altra volta. Quello qua. Quello è DJ Sassi che ha detto chiudi il disco, non ballare, chiudi il disco. E sei chiuso. E sei chiusa la macchinetta qua. La macchinetta. Il DJ Sassi ovviamente è un famosissimo DJ, anzi è più famoso di tutto il monte. E non so che monte, di quale monte si tratta, comunque è un monte. Monte e scendem. Io vi becken. Come dice il nostro Morinen, che salutiamo. Morino, dove sei? Si è nascosto Morino, è andato a fare la pausa voce. Come, io so che DJ Sassi lo conoscono tutti quanti. Lo conoscono perfino le pietre. Ah, che battutaccia. Ha fatto la battutaccia. Ah, questo DJ Sassi comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, è spassoso. Al di là, adesso... dello scherzo, andatela a seguire,
Poi se volete fare le feste non vi preoccupate che DJ Sassi si sposta in tutta Italia. Arriva con il suo camion, con la sua grande attrezzatura, con 30.000 watt di potenza. E vi fa una bella festa. Vi fa il servizietto. Arriva con un bel tir dove poi dopo mette anche il cubo sopra, quello di Kubrick, e si mette, mentre suona alla console, si mette a ballare lui là sopra e fa il tipico passetto della musica dance di fine anni 80, inizio anni 90. Ah, faccia la miseria, 1200 watt, faccia la miseria. Ah, quindi è una cosa proprio, cioè praticamente tu quando vuoi camminare, vuoi risparmiare il carburante, basta che accendi l'impianto e stereo, così la macchina sobbalzando, vibrando poi ti cammino. Grande DJ Sassi, voglio. Allora non c'è bisogno, scusami, se c'è l'impianto stereo di 1200 watt nella macchina, basta che apri il cofano della macchina o apri un po' gli sportelli, perché ovviamente altrimenti poi dopo i vetri poi zombano. C'è ragione. Ragazzi, se dovete fare anche una festa all'aperto, a maggior ragione chiamate DJ Sassi, c'è 1200 watt di impianto stereo in macchina, quindi vai giù. Magari ci vorranno 1200 euro di carburante per farla suonare. Perché fra le altre cose, se non ricordo male, bisogna tenere anche il motore acceso per farla suonare, no? Pensa a quella velocità, a quella potenza. Poi leghi l'acceleratore con lo spago. Metti fermo sotto il pedale dell'acceleratore, così tieni accelerato automaticamente senza che devi salire e scendere dall'automobiloschi. Automobilinen, ya. Se mi ero scordato di accendere il sensore per le colture, ok, vabbè, che il grosso è factus. Nel frattempo stiamo anche ripristinando l'azoto qua. Voglio. Comunque andate a seguire a DJ Sassi, ragazzi. Andatela a seguire, che vi fa risparmiare. E per i primi 100, i nuovi 100 follower del canale di DJ Sassi, in omaggio 10 feste di 18 anni incluse nel prezzo. Facciamo 20 feste. Sassi, che dici? E DJ Sassi inoltre vi offre un bel assaggio dei prodotti tipici della sua terra. Natch, mi ha fregato un'altra volta, mi ha fregato. Dai che abbiamo quasi finito, su. Nous avons presque terminé. Everyone, there is only 30 minutes of daylight left. Please plan accordingly. Ok, thank you so much. Nous avons presque terminé. Notre travail est sur le champ, donc nous allons terminer naturellement ce vidéo. J'espère que vous allez bien rire ces vidéos. Faites-moi le savoir. Laissez un commentaire dessus. Merci. Ed è parecchio che non prendi in mano il mixer DJ. Ah, è come me che ho parecchi anni che ho messo un po' da parte gli strumenti. Che però secondo me
Sarà dura, ora che magari così, anche a perdita di tempo, ci volessi mettere un attimino le mani sopra. Sa una tragedia, Rasul. Caro DJ, sono più di 10 anni. Strimbello ogni tanto la chitarra, la tastiera, è quella che a me un po' mi frega. Perché qua alle mie spalle c'ho la tastiera, adesso l'ho un attimino coperta per non farle prendere la polvere. E però ogni tanto effettivamente si dovrei riprendere anzi un pochettino la situazione. Via su, naturalmente facciamo anche lo screenshot. Per la copertina, ma vediamo un attimino, copertozza. Sì, perché tu comunque c'hai, essendo pure appassionato, c'hai l'attrezzatura, diciamo così, di un certo livello. L'amatore è così, prende le attrezzature in base alle proprie esigenze, così come io per esempio che ho una bella passione per la fotografia in generale, la digitale dal 2002, e penso che io la prima fotocamera digitale da 1 megapixel 2, una compattina, una delle prime arrivate, l'ho pagata 800 euro, uno stipendio del 2002, che all'epoca era effettivamente era un sacco di soldini, veramente tanto. E quindi anche io, diciamo, dal mio, from my side, come dicono gli inglesi, ho investito sulla fotografia. Ovviamente all'inizio si parte con qualcosina di così, beh, a parte che sono partito, se dovessi dirla tutta, io sono partito dalla fotografia analogica e c'avevo 11 anni quando ho iniziato a scattare foto, quindi diciamo che ho abbondantemente passato, moltiplicato per un certo numero di volte gli 11 anni che sono passati, quindi diciamo che un po' di esperienza l'ho fatta. E infatti il mio stile è un po' più vecchia scuola. Comunque sì, a parte gli scherzi, Sassi, anche così a perdita di tempo, perché comunque poi è bello, perché poi magari ti riporti indietro nel tempo e ti ricordi magari di qualche anno fa e dici, ma io qualche anno fa era così. E insomma è una cosa particolare. Allora, ecco qua cosa devo fare. Allora, prima di terminare la Lives, questo lo possiamo lasciare anche qua. Allora, adesso andiamo ad installare quello che nel mod hub ufficiale ci dà l'opportunità di poter sistemare una o più lame delle trebbie. Adesso mi stavo dimenticando, ecco, così abbiamo proprio quello che ci serve. Allora, vediamo un po' se mi ricordo il modo dove sta. Allora, capannoni mi sa, vediamo un po' se c'è. Eccolo qua, eccolo qui. Qui in effetti sono due binari, chiamiamoli così, che ci permetteranno di poter tenere le lame in ordine, sistemate senza tenerle sparse. Allora, però voglio vedere un attimo una cosa, fin dove posso arrivare. Ok, quindi il limite del cespuglio, vabbè, quindi riprendiamo. Eccolo qua,
il limite è cespuglio, perfetto, don Dio. Devo anche riuscire a passare di fianco, ecco qua. Allora, assicuriamoci, ok. Ci spostiamo un po' più all'interno. E vai, ecco qua. Allora, ora ci serve il nostro merlo. Eccolo qua. Dobbiamo acquistare un adattatore. Per sollevare le lame. E poi la potremo anche iniziare a sistemare. Allora, questo metto un attimo qua. Allora, l'adattatore. Vediamo dove sta. Poi ci accingiamo a concludere il video. Allora, ecco qua. Allora, questo è Wheel Loader. Wheel Loader? Mi pare che sì, pare si chiama così. Eccolo là. Allora, tanto possiamo sempre cambiare il tipo. Dovrebbe essere Wheel Loader. Questo adattatore ci serve per... Aspetta, dove è sbucato? Mo? Dove è sbucato? Ah, ok. Andiamo, anzi, mettiamolo un po' più là. Perché così almeno se ci sbuca qualcosa arriva in un punto migliore. Oh ragazzi, comunque vi ringrazio ancora tutti quanti voi che siete passati a salutarmi, naturalmente, perché oggi insomma è stata un'improvvisazione quella live di oggi, e quindi vi ringrazio veramente di cuore, perché è stata una, come si dice, una vostra incursione, se così si può dire, improvvisa, che quindi naturalmente il sottoscritto vi ringrazia. E se ovviamente abbiamo scherzato oggi, ma sempre con il massimo rispetto, sempre massimo rispetto. Allora, ora dobbiamo vedere se siamo stati fortunati, abbiamo preso la configurazione corretta. Dovrebbe essere questo qui il loader. Vediamo un po'. No, abbiamo sbagliato. Non è un wheel loader. Troppo largo. Sì, ok. Allora, vediamo un po'. Allora, non è wheel loader. Ah, è telehandler, sì. Telehandler, vabbè. Non abbiamo nemmeno pagato niente. Boh, ecco qua, perfetto. Adesso con questo adattatore ci andiamo a riposizionare le lame, quindi rifacciamo anche la foto della copertina. Naturalmente, amici di YouTube, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like al video, naturalmente iscrivetevi al canale e ai miei canali social se non l'avete ancora fatto, perché vi ricordo che è totalmente gratuito per voi, diciamo che a voi non costa nulla, e a me insomma permetterete in qualche modo di poter un attimino essere un pochettino più in vista, e quindi fra i canali consigliati. Oh, questo non aggancia. Ecco qua. Però mi sa che... Allora, vediamo un attimo. Ah, giusto, perché devo... Ecco qua. Mo ci divertiamo, eh.
Mo vediamo quante volte mi ribalto qua. Mamma mia, ragazzi. Sassi, che dici? Ci ribaltiamo qua? Io c'ho la vaga impressione che mi ribalto su un fianco. Speriamo di no, vediamo un po' se siamo fortunati. Almeno, ragazzi, teniamo le attrezzature in maniera molto ma molto più decente. Ecco, oh, sono acceso pure le luci. Ah, giusto, queste sono le illuminazioni generali. Ecco qua. Non è proprio il massimo, lo so, ma adesso dobbiamo mettere quest'altra lama sotto. Però quasi quasi facciamo anche la foto per la copertina, per la tumble, e naturalmente poi terminiamo il video. Solo mettiamoci un attimino in retro. Oppala, il merlo, ragazzi. Grande mezzo, comunque. Oppala, mo ci ribaltiamo. Facciamo ribaltation. Mettiamolo in stile flap. Ecco qua. Ecco qua. Allora, questo però si deve ripiegare. Esatto. Almeno così. Mamma ribalto, sta via. Almeno così avremo una situazione un po' più decente, ecco. Non più le lame buttate in mezzo al niente. Allora, questo dovrebbe andare così. Ecco qua. Allora, se non ricordo male, dovrebbe esserci il comando che lo porta su. Allora, questo è Schlacht 1. Schlacht 1. No. Schlacht 2. Ecco qua, vedete? Oh, così abbiamo a disposizione 4 supporti e quindi potremo un attimino tenere anche la situazione un po' più sistemata. Allora, questo lo metterei, dove lo metto? Allora, questo lo metto, l'adattatore lo mettiamo qua a fianco. Aspetta, quello che se la lama è troppo lunga ci batte vicino. Allora, l'adattatore lo mettiamo, poi mi devo organizzare anche per queste cose qua, ovviamente. Vabbè, mo lo lasciamo qua così poi. Naturalmente mi sistemo off camera il tutto. Quindi approfitto ancora una volta per ringraziare i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale e tutti voi che avete guardato questo video fino alla fine. Quindi ringrazio DJ Sassi, ringrazio Moreno, ringrazio la Zappa Storta per il sostegno, ringrazio la Elisa per essere passata a moderare, a salutarci e onorarci della sua presenza, ringrazio ancora Guerriera _ Gigi, la nostra Gaia Case, ringrazio ancora, mi sto scordando qualcuno sicuramente, Gaia, Anatolic ZX, vediamo un po',
Gaspari, mi stavo dimenticando di salutare Gaspari, vediamo un pochettino chi altro c'è rimasto. Gaia l'abbiamo salutata. Comunque ringrazio tutti voi che avete guardato questo video. Come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare il link dell'azienda agricola I Piani Bio, che vi invito intanto a visitare il sito www.ipianibio.it. ovviamente vi invito a provare i suoi prodotti, perché vi ricordo fra le altre cose che sono prodotti biologici al 100%, ovviamente non fanno uso di pesticidi e né tantomeno di agenti chimici, quindi fertilizzanti chimici, è tutto naturale. Quindi visitate il sito www.ipianibio.it. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much e stato buono, grazie. Alle pendici del Monte, la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.